come per tradizione, anche quest'anno il Circolo Teseo Tesei ha ospitato il campionato di caccia foto sub, che ha visto partecipare atleti da tutta Italia. Pagano Alessandro, eccomi qui. Freddy Salvatore. Salvatore Freddy. Non c'è. Arriva, arriva. Rinaldi Mauro. Cosciani Fabio. Fiori Angelo. Graziano Andrea. Graziano. Frate Maurizio. Invece qua il pescatore ha l'opportunità di documentare e di fare delle immagini, che belle. Ed ecco che due atleti per gommone ci si avvia la porzione d'acqua in cui si svolgerà la gara. Da lontano si scorgerà lo scoglietto, palco marino in cui è vietata la pesca. Dal momento dell'entrata in acqua gli atleti hanno 4 ore a disposizione per scattare almeno 35 fotogrammi di specie diverse di pesce. Gli atleti poi sono a loro volta divisi in due categorie, quella tecnica, che prevede l'uso delle bombole, e quella sportiva degli apneisti. Entrambi cercheranno di dare il meglio delle loro capacità di fotografi, immortalando le innumerevoli specie che si trovano in questo mare. La gara è finita e si ritorna a riva. In lontananza ci accompagna di nuovo lo scoglietto. Come tutti gli sforzi, anche questo alla fine viene premiato adeguatamente, assegnando le varie medaglie ai primi classificati per bravura e a volte, diciamolo pure, per fortuna. L'ombroso Davide. Secondo posto, Caserta Antonio, premiato da Carlo Gasparri. Vince il primo premio di questo campionato italiano di caccia fotosub,
per il circolo sommozzatori Trieste con 2030 punti, Moretin Adriano, premiato dal presidente del circolo Poletti Gianfranco. Al primo posto con 2366 punti per il circolo subacqueo Sesto Continente, Riccardi Davide, il più volte campione, ritira il premio delle mani del presidente Poletti. Scusa, non ci sono. Per il club subacqueo udinese, con punti in peli la 430, al terzo posto. Grazie. Doro.